Buongiorno e benvenuti all'EICMA, il Salone Internazionale del Motociclo, in diretta da Milano e noi lo seguiremo fino alla fine con i giornalisti di Motociclismo, il gruppo editoriale di sport che ricorderete perché abbiamo seguito con successo l'edizione del Salone Nautico Internazionale con i giornalisti di Velemotore, quindi quando una cosa va bene, c'è successo, bisogna continuarla e noi lo faremo questa volta invece con i giornalisti di motociclismo. Allora presento il vice direttore di motociclismo Federico Aliberti. Buongiorno Federico. Buongiorno a tutti, siamo qui in diretta dalla 69esima edizione dell'EICMA che si annuncia ricchissima di sorprese, sono più di 80, ma soprattutto siamo in compagnia di un rappresentante di Ducati. Sappiamo che Ducati ha lanciato la nuovissima Panigale, la super sportiva attesissima, davvero emozionante nella tecnica e nel design. Tant'è che nello speciale, nella edizione straordinaria che abbiamo chiuso questa notte alle 2 e che sarà in edicola E che la domani in tutta vediamo la Italia, copertina dietro le e nostre che spalle, poi avremo modo di sfogliarla televisivamente insieme. Allora salutiamo l'ospite Francesco Rapisarda, iniziamo con un super ospite, Francesco Rapisarda, direttore comunicazione Ducati. bene, Buongiorno. buongiorno a tutti, buongiorno a voi, grazie a tutti quanti di questo invito. Grazie dell'attenzione che state dedicando all'EICMA e grazie a Motociclismo per l'anteprima, per la sorpresa che ci ha fatto di mettere il nostro nuovo gioiello in copertina dello speciale che hanno fatto in occasione proprio della 69esima edizione di EICMA. Allora io farei parlare le immagini perché Direi i di sì. giornalisti di motociclismo sono andati alla presentazione. Federico, lancia allora tu questo servizio. Sì, alla presentazione abbiamo intervistato niente meno che il papà della moto, Claudio Domenicali. Allora vediamo insieme. Signore e signori, alla 1899 Panigale tricolore. Si è appena conclusa la presentazione di Ducati con grandissima protagonista la 1199 Panigale e siamo con il direttore generale Claudio Domenicali. Raccontaci tutti i segreti a partire dalla grandissima profusione di elettronica che abbiamo visto su questa moto. Ma quanto tempo c'hai? Un paio di minuti. Un paio di minuti. Beh, allora, questa moto sicuramente ha tanta elettronica, ma anche tanta meccanica. Nel senso che la 1199 Panigale si basa sull'idea di fondo di fare una moto estremamente leggera e quindi questo è più meccanico che mai. Ottimizza la struttura, sfrutta la possibilità di progettare un motore totalmente nuovo e quindi grazie a quello, sposta in qualche modo avanti il concetto di progettazione delle ciclistiche con un'integrazione fra telaio e motore che consente di ottenere un risparmio di peso totale sul veicolo su strada di 10 kg. Che è un numero, soprattutto si considera che parte dalla nostra sportiva 1198, che attualmente è ancora la sportiva più leggera sul mercato, veramente eccezionale e di grande rilievo. Poi certamente abbiamo adottato anche questa moto molto leggera e anche potente di tutta una serie di sistemi che la rendono una moto, moderna, proprio perché la potenza è importante, ma è ancora più importante potersi divertire in grande sicurezza. Quindi la moto è dotata di sistemi di drive-by-wire, di controllo del freno motore in frenata, è dotata di sistemi di ABS, che fra l'altro ha tarature diverse in funzione del carattere della moto, sistemi di sospensioni elettroniche. E la cosa più interessante, secondo me, però, è che il cliente meno, se vogliamo, interessato a capire tutte le diavolerie può scegliere semplicemente se usarle in modo sport o race o wet, spinge un semplice pulsante e automaticamente i settaggi si preselezionano come definito dai nostri collaboratori. Quindi è vero che c'è tanto elettronico, ma è anche molto semplice da usare. Quindi un grandissimo travaso di tecnologia dalle corse alla moto di serie, ma tutti gli appassionati se lo domandano. Questo telaio, che sarà diverso al 99%, diciamo così, da quello che userà l'anno prossimo Valentino Rossi, come spiegarlo agli appassionati Ducati? Allora, è una bella domanda che non ha una risposta certamente credibile, quindi tanto dovrà essere fatto con le prove in pista della moto.
Ma la vera risposta è che la MotoGP ha una caratteristica molto specifica oggi, cioè deve far funzionare un set di gomme che derivano da come il monogomma si è evoluto nel tempo, che ha delle caratteristiche molto particolari e molto diverse sia dalle gomme di serie che dalle gomme che usiamo in Superbike, e quindi richiede delle strutture per farle funzionare particolari. Noi non sappiamo oggi se il telaio che userà Valentino l'anno prossimo sarà molto diverso da questo o no, anche perché abbiamo tutto il lavoro da fare quest'inverno e una risposta certa non c'è. C'è certamente una forte necessità di trovare dei miglioramenti, ma questo livello di confidenza non è stato chiaramente identificato in un comportamento del telaio. Quello che è altresì certo è che la Panigale, che lavora con un set di gomme Pirelli dedicate, non ha nessuno dei problemi di confidenza con l'avantreno o altro che in un qualche modo hanno impedito a Valentino di ottenere quest'anno le performance che tutti ci aspettavamo, né nella sua versione stradale, né in quella Superstock, né in quella Superbike che stiamo sviluppando. Prova ne sia che la Superstock, che è già pronta per gareggiare, e infatti la vedremo in pista già dall'anno prossimo, in molte piste che abbiamo provato è già stata più veloce della 1198 Superstock, che è campione attuale in carica, quindi siamo molto contenti. Abbondantemente scaduti, quindi ringraziamo Claudio Domenicali e ci vediamo a Lecma. Grazie. Grazie. Ed ecco le immagini del nostro stand, lo stand di motociclismo nel cuore dell'ECMA, della 69esima edizione dell'ECMA. Siamo entrati subito nel vivo della manifestazione con una grande novità, c'era tanta attesa. Federico, l'attesa è stata ripagata, abbiamo con noi l'ospite, appunto il direttore comunicazione di Ducati, con cui commentare insieme quello che abbiamo visto. A livello tecnico e di design questa moto è assolutamente straordinaria, senza alcun dubbio la moto più significativa del salone, ma quello che ci ha colpito è quello che vuole comunicare proprio questa moto, cioè forza, coraggio, tutto il meglio dell'espressione made in Italy in un momento così difficile per l'economia e in particolare per il mercato delle supersportive. La parola potrebbe essere raggruppata in eccellenza. Definire una moto così in un momento di questo tipo, quello che comunque l'economia mondiale sta attraversando, significa esprimere attraverso un prodotto l'eccellenza di un Made in Italy, che in questa moto con orgoglio diciamo e vogliamo dire ha mostrato il meglio di se stesso. Lo diciamo senza falsa modestia, perché in questo caso non sarebbe ipocrita dire il contrario. Abbiamo messo il massimo, i nostri tecnici, i nostri designer, tutta l'azienda ha lavorato mettendo il massimo per presentarci in questa occasione con un prodotto che desse una svolta, che segnasse una pietra miliare. Il 1199, a mio modesto parere, lo fa. Segna un capitolo importante nella storia del motociclismo e per noi è un momento estremamente importante che conferma gli sforzi che l'azienda ha fatto e sta facendo da alcuni anni e che oggi ci permettono di vivere un momento difficile, in realtà trasformando un momento di difficoltà in una grossissima opportunità. I risultati che abbiamo presentato confermano che l'azienda è solida, che ha ottimi mezzi, possibilità e strumenti per affrontare anche i prossimi anni, che è riuscita a capitalizzare questi anni di attesa con una serie di performance che oggi ci permettono di avere un bel segno più davanti ai bilanci, di avere dei numeri interessanti, di avere crescite importanti in mercati che ci permetteranno di crescere ulteriormente. Questo prodotto siamo sicuri che insieme ai prodotti che abbiamo presentato negli ultimi anni completerà un processo di sviluppo, di crescita e ci permetterà di continuare a crescere. E noi ieri siamo andati allo stand che avete all'ECMA di Ducati, dove Federico ha intervistato il presidente, se non sbaglio. Sì, a proposito di mercati, sentiamo cosa ci ha raccontato il presidente Gabriele Del Torchio. Allora sentiamo. Allo stand Ducati siamo in compagnia del presidente e amministratore delegato della casa di Borgo Panigale, Gabriele Del Torchio. In un momento di grande crisi economica ci ha raccontato ieri sera in presentazione che Ducati è riuscita a crescere. Qual è il segreto, il vostro segreto? Beh, il 2011 è un buon anno, è probabilmente l'anno migliore della nostra storia. Siamo cresciuti un po' ovunque nel mondo, gli Stati Uniti sono diventati il primo mercato della Ducati,
ormai circa l'80% della nostra produzione va all'estero. L'Italia continua a rimanere centrale nelle nostre attenzioni. Beh, non c'è un segreto, direi che abbiamo lavorato molto puntando in alcune direzioni molto chiare. La prima, abbiamo voluto fare della innovazione tecnologica il nostro fattore competitivo. Il mercato non è scomparso, i motociclisti ci sono ancora in tutto il mondo, sono là che aspettano e aspettano stimoli di nuove moto, di nuove tecnologie, di nuove soluzioni, ed è quello che noi abbiamo fatto con la Multistrada nel 2010, col Diavel nel 2011 e quest'anno con la presentazione per l'anno prossimo della Panigale, che è davvero una moto che riconferma i valori tradizionali della Ducati. Se qualcuno pensava che noi rinunciassimo alla nostra supremazia nella Superbike, si è sbagliato. Questo è l'investimento in assoluto più grande da sempre della nostra azienda. E a proposito di investimento, ci incuriosiva sapere di quant'è effettivamente l'investimento economico sulla Panigale e in questo periodo di crisi delle supersportive quanto ancora vale la pena di investire dei milioni di euro in questo segmento. Guardi, la cifra è senz'altro svariate decine di milioni di euro, quindi è un investimento importante. Devo dire che però noi lo abbiamo fatto consapevoli di che cosa? Innanzitutto del fatto che la leadership tecnologica ha bisogno di essere sostenuta. In questi anni di difficoltà il budget di ricerca e sviluppo è aumentato anno dopo anno e questo è fondamentale per fare prodotti come questo. Il secondo elemento vero è quello che dicevo prima. Il mercato è calato, i motociclisti sportivi hanno comprato meno, ma sono là che aspettano uno stimolo importante. Mi aspetto molto da questa fiera, vedremo cosa succederà. Questa è la prima mattinata, guardandomi intorno mi pare che stia già diventando la star del salone. Siamo assolutamente fiduciosi. Bene, e dunque ringraziamo Gabriele Del Torchio e per vedere la nuova creatura vi invitiamo al padiglione 18 ad ammirarla. Quello era lo stand di Ducati che abbiamo visto insieme con Federico Aliverti e ci sono tante moto da vedere allo stand Ducati, Federico. Sì, si è parlato finora di tecnologia di questa moto eccezionale. L'avete travasata anche su altri modelli e che cosa presentate di nuovo oltre alla Panigale? Beh sì, lo stand è super affollato, abbiamo tante moto, tante novità, presentiamo tutta la gamma 2012. Chiaro che il progetto 1199 Panigale è un progetto a sé, il motore è dedicato solo e esclusivamente a questa moto, la tecnologia che c'è in questa moto al momento è solo in questa moto e sarà su questa moto per molto tempo. Dall'altra parte però abbiamo portato avanti lo sviluppo di una gamma completa e quindi noi ci presentiamo al salone, alla 69esima edizione di ECMA con tante novità, in primis la nuova versione del Diavel che l'anno scorso era stata la moto di punta che avevamo presentato e che continua a darci delle grossissime soddisfazioni, altrettante ce ne darà sicuramente nel 2012. Una moto che solo nel 2011 ha superato i 7500 pezzi venduti, non prodotti ma venduti, e per noi è un traguardo importante, ma lo è anche per una moto che lo scorso anno in questo periodo aveva diviso un po', sì. Ha confermato e ha premiato il coraggio di aver proposto una moto così differente. Oggi noi la presentiamo anche in una versione particolare, che è una versione cromo, che a mio parere ne esalta ancora di più questa sua unicità, versatilità, di posizionamento e dà ancora più valore a un oggetto di assoluto design italiano. A fianco alla Diavel abbiamo comunque l'848 in versione corse, quindi una livrea particolare che completa questo superbike di media cilindrata che sta ricevendo ancora grandissimi successi commerciali in tutto il mondo, con una serie di innovazioni tecnologiche, dal controllo di trazione al cambio quick shift, a una livrea assolutamente accattivante. Lo Street Fighter, l'848 e il 1098 sono stati aggiornati, l'848 l'abbiamo appena presentato, e poi tante altre novità che vanno dall'abbigliamento agli accessori ai nostri prodotti in licenza. Diciamo che non rimane che venire al vostro stand. Assolutamente, aspettiamo tutti quanti. La star sicuramente sarà la 1199, che ma c'è l'universo Ducati. E in copertina io direi di ricordare questa edizione straordinaria di Faccio motociclismo perché con si la star in copertina. Noi ci fermiamo un attimo per una piccola pausa, fra poco.
nuovo in diretta dall'EICMA, dal nostro stand. Tanti saranno gli ospiti che ci verranno a trovare. Allora io saluto Paolo Cartolano, direttore marketing di Honda Italia. Buongiorno, grazie per essere con noi. Piacere, il piacere mio. Federico. Allora Paolo, partiamo subito dalla novità più interessante, che secondo noi è e rimane l'Honda Integra. Una moto, uno scooter, come vuoi chiamarla tu, poi ci racconterai meglio, che ha tantissima tecnologia e che regala delle emozioni particolari. È vero, mi fa piacere che inizi dall'Honda Integra, anche se siamo all'EICMA, che è considerato il salone della moto, e l'Integra a prima vista sembra uno scooter. Nonostante abbiamo portato tante novità di moto, mi fa piacere cominciare a parlare di Integra, perché Integra è un qualcosa che veramente non c'era. È un mezzo, un maxi scooter, se lo vedi, ma ha tutte le caratteristiche e le specifiche tecniche di una moto. Quindi guidare l'Integra non è come guidare un maxi scooter qualsiasi, è come guidare una moto, il piacere di guida di una moto, ma con il comfort e con tutta la protezione di uno scooter. È veramente un concetto innovativo che non c'era. A proposito di innovazione di tecnologia, potresti parlarci anche del cambio dell'Integra? Assolutamente. Perché non è così percepito, non è così comunicato. Assolutamente. Tra l'altro il cambio dell'Integra è un cambio sequenziale a doppia frizione, che è stato introdotto l'anno scorso sulla nostra flagship, sul WFR 1200F. Ma quest'anno Honda lo ha democratizzato, possiamo dire. Lo ha portato su 5 moto di diverse fasce, di diversi segmenti, al fine di far assaporare questa tecnologia a tutti. Perché dico assaporare? Perché il cambio sequenziale doppia frizione offre un piacere di guida, un divertimento che nessun altro cambio CVT di maxi scooter o anche cambio normale di una moto può offrire. Perché? Prima di tutto c'è la possibilità di scegliere il comportamento. Io voglio cambiare come una moto, uso le mie palette al manubrio più e meno, tipo le auto di alta gamma, e provo l'esperienza di un cambio rapidissimo. Posso addirittura non decelerare e tirare le marce a salire o a scalare se voglio fare una frenata, e dà veramente delle sensazioni importanti. E sono vere e proprie marce, cioè c'è un cambio a 6 rapporti gestito da una frizione doppia coassiale, ovviamente per diminuire i pesi della doppia frizione stessa, che hanno sempre la marcia innestata, quella superiore o quella inferiore, quindi si capisce perché ti dà l'emozione, il divertimento, perché la velocità è istantanea, è un qualcosa che va davvero provato. E su Integra, ovviamente, per tornare alla tua domanda, trova la sua massima espressione, perché un veicolo che ha il look di un maxi scooter, ma ti assicura il piacere di guida e di dinamica di una moto, con in più la possibilità di scegliere se guidarlo come uno scooter o come una moto, è un qualcosa di ineguagliabile. Sì, sicuramente è qualcosa di innovativo che non si era mai visto, ma veniamo alla domanda che ci siamo posti un po' noi in redazione. Il punto debole, se Integra ne ha, potrebbe essere l'assenza del vano sottosella per ospitare un casco integrale. Assolutamente, capisco l'obiezione. E ci ha stupito tra l'altro che le moto 700 che si ispirano all'Integra come base tecnica invece abbiano addirittura il vantaggio di poter ospitare un casco integrale. Cioè siete riusciti addirittura a metterlo su delle moto, mentre l'Integra, che si propone come innovativo, rivoluzionario, sotto questo aspetto forse al suo punto debole. Intanto vediamo le immagini delle pagine, esatto, di questo numero di motociclismo. Però risponda all'obiezione del nostro Federico. Sono pronto. Sì. Noi vogliamo offrire le sensazioni di un qualcosa di nuovo. Per farlo è necessario predisporre una base motociclistica che quindi include delle ruote da 17 pollici, nulla a che vedere con gli altri maxi scooter. Soltanto questo garantisce un piacere di guida da moto. Però su Integra non è stato sottovalutato lo spazio sottosella. Uno spazio sottosella c'è, è possibile mettere un casco demijet, che è quello che poi la maggior parte degli utenti usa sugli scooter. Ci sono pochi scooteristi che vanno con l'integrale. Un casco demijet può essere sufficiente. Se l'utente, il nostro cliente, non ha
ha bisogno di più spazio. Ovviamente Integra ha una dotazione di accessori notevole, che va dal classico bauletto posteriore, se uno vuole inserirlo, o addirittura ha una vocazione touring, perché è possibile mettere delle borse laterali perfettamente integrate nello stile del veicolo, e quindi c'è alla fine tutto lo spazio che si vuole. Torno alla contrapposizione che hai fatto con gli altri due modelli che abbiamo introdotto. Tu parli dell'NC700S e che è la nostra nuova nuda, e dell'NC700X che è il nostro nuovo crossover, chiamiamolo così. Ed è vero che su queste due ovviamente hanno una stazza e un fisico completamente da moto, quindi quegli spazi che sull'Integra permettono di mettere un demijet, invece su questi due veicoli ci consentono addirittura di inserire un casco integrale, perché è stata fatta una ripartizione dei pesi anche per la maneggevolezza stessa dei veicoli, fatta in modo che da spostare il carburante altrove, da liberare tutto il vano anteriore ed avere al posto del solito serbatoio di carburante la possibilità di introdurre un casco integrale, che è un qualcosa che per una moto che si rivolge a un pubblico il più vasto possibile, perché la fascia di prezzo di questi due veicoli è veramente accessibile a tutti, ma porta dei livelli di tecnologia molto importanti, porta una coppia molto in basso che vale per tutti i veicoli che abbiamo finora menzionato. Anche l'Integra, scusa se ti interrompo, assolutamente. Per quanto riguarda il prezzo rispetto ai concorrenti che abbiamo visto qui al salone, mi riferisco a BMW, Yamaha T-Max e anche Aprilia probabilmente, ha un prezzo molto più vantaggioso, mi sembra. Ha un prezzo molto vantaggioso, io vorrei soltanto che si capisse perché è così vantaggioso. Honda come primo produttore mondiale ha il vero piacere ha il vero piacere di far guidare tutta questa tecnologia a un numero più ampio possibile, perché Honda vuole espandere la sua base clienti, ma non solo per i propri interessi, ma perché è talmente tanto fiera della tecnologia che sta portando che vuole che tutti possano provarla. E quindi al prezzo di 8.600 euro è possibile acquistare Integra con ABS di serie, con cambio sequenziale a doppia frizione di serie, che è un qualcosa ovviamente di ineguagliabile. Sì, oltre, abbiamo capito, anche alle ruote da 17, perché Integra è l'unico maxi scooter in commercio, che andrà a breve in commercio, con le ruote da 17, quindi la ruota, provato, i cerchi delle moto. Per goderlo va provato. E visto all'ECMA. Visto ovviamente, siete tutti invitati all'ECMA, al nostro stand, visitare i nostri amici di motociclismo e sicuramente più avanti presso tutte le nostre concessionarie. Bene, io direi che allora possiamo sentire un tuo collega, dovremmo fare il cambio, siamo in diretta, però questo fa parte della diretta, quindi diciamo dalla regia di preparare per l'ingresso di Costantino Paolacci, responsabile di pubbliche relazioni di Honda Italia. Mentre parliamo vanno in onda le immagini del nostro stand, delle nostre ragazze al lavoro, veniteci a trovare, perché sono davvero tante le iniziative e le novità di questa edizione che scopriremo insieme. Allora, regia e tecnici velocissimi, bravissimi, perché qui a fianco a me c'è Costantino Paolacci, responsabile pubbliche relazioni. Buongiorno. Allora, innanzitutto dove vi veniamo a trovare all'EICMA? Siamo al padiglione 4, stand H60, non potete sbagliarvi perché è il più grande di tutto il salone. Bene, allora abbiamo le coordinate, ora invece a te le domande. Così grande perché è straricco di novità. Straripa di moto e di novità, ce ne sono veramente tante, e gli appassionati che arrivano al salone le possono individuare facilmente, perché sono sulle pedane rialzate e quindi facilmente potranno trovare le novità Honda e con le schede tecniche, insomma, e assaporarne tutta l'innovazione anche visiva. Riallacciarmi al discorso di Paolo sulle 700, su queste entry level, volevamo sapere quando arriveranno e quanto costeranno, perché pare che il prezzo sia davvero molto molto interessante, addirittura dovrebbe esserci l'ABS di serie, se sì, non sì, ricordo sì, male. Sì, su tutte le moto da 700 centimetri cubi di nuova generazione è l'ABS è di serie, è il CABS Honda, quindi ABS frenata con antibloccaggio combinata. Brevemente volevo ricordare cosa significa combinata, perché a volte si fa un po' di confusione. Con questo sistema l'utente, il motociclista, aziona il solo freno posteriore, ad esempio,
e l'azione frenante viene distribuita anche sull'asse anteriore, in particolare sul pistoncino centrale della pinza anteriore. Questo fa sì che anche gli utenti meno esperti, quando frenano su fondi scivolosi o comunque una frenata, si dice, no, di panico, un ostacolo improvviso, un incrocio, un semaforo, anche agendo semplicemente sul freno posteriore si assicurano una frenata stabile. Detto questo, quindi CABS di serie, le moto costeranno la Naked NC700S, avrà un prezzo di listino di circa diciamo, euro più euro meno 6.000 euro, la versione con CABS di serie, e 7.000 euro quella con il cambio sequenziale a doppia frizione. La NC700X è la versione, chiamiamola crossover, con l'assetto rialzato, costerà 6.600 euro nella versione con cambio manuale e 7.600 euro nella versione con cambio a doppia frizione. Visto che la base tecnica è la stessa dell'Integra, come mai non avete montato il cambio sequenziale di serie anche su questi due prodotti? Perché come si può intuire anche visivamente, con Integra siamo di fronte a un maxi scooter. Poi di fatto meccanicamente, ciclisticamente, l'efficacia, l'efficienza è quella di una moto, perché è a tutti gli effetti una moto. E su NC700S ed NC700X siamo di fronte a delle motociclette in tutto e per tutto. Quindi a quell'utente più, non so, non lo definirei tradizionalista, semplicemente abituato a guardare una moto e ad aspettarsi un cambio con la leva della frizione, con il pedale del cambio, c'è la possibilità di sceglierla con il tradizionale cambio manuale. Noi però suggeriamo assolutamente a tutti i clienti potenziali di queste bellissime moto di sceglierle con il cambio sequenziale a doppia frizione, perché è un'innovazione senza precedenti, è qualcosa che permette di assaporare tutto il piacere di guida vero della moto, del vero cambio da moto a sei rapporti, ma con la comodità e l'efficienza della robotizzazione. Il feeling è motociclistico a tutti, certo, gli effetti. Questo cambio dovrebbe essere anche sulla vostra nuova Maxi Enduro, la Cross Tourer. Una moto davvero molto interessante che dovrebbe sostituire la Varadero. Esatto, esatto. E la Varadero è conosciuta da tutti i mototuristi di lungo corso da tanto tempo. È una moto ancora molto bella, ancora molto valida. È passato qualche anno dalla sua introduzione sul mercato, era il momento di aggiornare il modello di questo segmento. Honda lo fa come sempre a modo suo, proponendo una Maxi Enduro stradale dai contenuti tecnici eccezionali. Nel segmento è l'unica con telaio perimetrale in alluminio, ha un motore V4 unico nel suo genere di derivazione VFR, la potenza massima è di 129,2 cavalli, quindi un motore potente, veloce, con un'accelerazione poderosa. E la trasmissione è a cardano con 7 parastrappi, quindi silenziosa, pulita, non dà nessun tipo di problema. Ma poi soprattutto Cross Tourer offre di serie tutta una serie di equipaggiamenti che sono normalmente offerti come optional. Quindi i cerchi a raggi tangenziali in alluminio sono di serie, il CABS è di serie, il controllo di trazione disinseribile è di serie e poi anche componenti che sembrano di secondo piano ma che contribuiscono a rendere la linea accattivante sono di serie, quindi le frecce a LED, i paramani, il parabrezza regolabile. E i riferimenti, passami la battuta, sono tutti casuali. Esattamente. Nel senso che sappiamo che il riferimento di categoria è la BMW GS. Certo. E quindi non c'è nulla da nascondere, una moto, certo, che piace moto al pubblico è sicuramente un riferimento. Certo. Quindi ma Honda cerca di farla ancora più bella a modo suo. Certo, certo. Il prezzo, mi suggeriscono il prezzo. Il prezzo è un altro punto forte di questa bellissima moto. Costerà 14.200 euro franco concessionario. Per i contenuti tecnici e di equipaggiamento, a nostro avviso è un prezzo eccezionale. E anche in questo caso, come ha detto poco fa il nostro direttore marketing Paolo, il prezzo è molto concorrenziale perché vuole permettere al maggior numero possibile di clienti attuali e potenziali di assaporare le bellissime doti di guida e la bellissima tecnologia che Honda da sempre vuole offrire. Grazie allora a Costantino Paolacci. Comunque nel corso dei giorni, Federico, vedremo tutte queste novità, perché voi state realizzando i servizi che poi proporremo ai nostri telespettatori. Ci fermiamo un attimo per una piccola pausa, fra poco.